Mondiali antirazzisti della WISP quest'anno a Riace, calcio di inizio alle 15 di venerdì per dimostrare ancora una volta l'impegno di una grande organizzazione come la nostra sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione. In un paese che sta mostrando da tempo una cultura che pare essere diffusa, magari non maggioritaria, verso un'individuazione del nemico, una costruzione culturale che porta una popolazione, diciamo i cittadini, ad immaginare che l'individuazione del nemico risolva tutti i propri problemi, noi come WISP abbiamo bisogno invece di rilanciare i temi contro il razzismo per una società accogliente, per una società che riesce a dimostrare che la convivenza è possibile e lo si può fare attraverso lo sport sociale, attraverso il calcio, attraverso la pallavolo, il rugby. Sono queste le discipline sportive che noi promuoviamo nei mondiali antirazzisti. Quest'anno abbiamo anche promosso un almanacco delle iniziative antirazziste. All'interno di questo almanacco abbiamo voluto individuare anche una data a Riace. Riace è un territorio conosciuto a livello mondiale per quella che è stata l'esperienza di accoglienza e anche di promozione del territorio attraverso l'accoglienza dei migranti. Era un segnale importante che la WISP voleva dare anche come sostegno a quell'esperienza e come testimonianza per poter appunto dire che un mondo migliore è possibile, un mondo di convivenza, di pace, di accoglienza, lo si può fare ancora di più attraverso i valori dello sport sociale. È per questo che io ringrazio sia i responsabili delle politiche internazionali della WISP, lo staff nazionale, i nostri volontari, il comitato regionale della WISP Calabria, i comitati territoriali di Reggio Calabria, Catanzaro e tutti coloro che stanno collaborando per la migliore riuscita di questi 3 giorni, dal 5 luglio al 7 di luglio, di grande sport sociale per promuovere un'idea di sport che si può praticare immaginando i grandi pilastri di un fenomeno particolarmente importante, particolarmente complesso di questi tempi che sta attraversando il mondo, non solo l'Italia ma l'Europa, ovvero le grandi migrazioni. Alle grandi migrazioni per la WISP si risponde con 3 grandi pilastri, cooperazione allo sviluppo per la quale noi siamo anche impegnati, accoglienza e integrazione. La WISP ha partecipato per lungo tempo e ancora oggi collabora nelle esperienze che hanno caratterizzato gli SPRAR, cioè i sistemi di protezione per richiedenti asilo e rifugiati nel rapporto con i comuni, così confermando la nostra vocazione di grande organizzazione di sport sociale che nel rapporto sussidiario con le istituzioni può promuovere politiche buone, può promuovere politiche appunto di accoglienza e di convivenza per il contrasto al razzismo, a tutte le discriminazioni e alle stigmatizzazioni semplicistiche che si possono fare nei confronti di qualunque persona. La WISP è per lo sport per tutti, per uno sport sociale, per uno sport accogliente e inclusivo.